Il vento arriva da quella parte. Secondo voi dov'è che devo andare? Di qua o di qua? Ve lo dico io, ovviamente devo andare controvento. Ho dovuto farmi più di 60 km con il vento in faccia. Sono passate 4 ore da quando sono partito da Governador Gregores e non so dove andrò a finire. Pensavo di fare il tappone oggi, c'erano secondo me tutte le condizioni per farmi la tappa da più di 150 km e sono partito anche alle 7 di mattina, neanche prima, devo dire la verità, alle 6 e mezza. E guardate che 4 ore dopo ho fatto forse 50 km. È pazzesco, il vento mi ha condizionato la giornata, proprio me l'ha fatta cambiare. Vediamo dove si arriva. Freddo, vento, controvento e salite. Questi sono stati i primi, secondo me, 50 km di viaggio circa, arrivando da Governador Gregores, passando di qua. Adesso vediamo quanto manca per arrivare a una curva che poi mi farà avere il vento laterale per tutta sterrata. È iniziato lo sterrato, ragazzi, saranno più di 70 km così in queste condizioni. Quando piove la strada viene direttamente chiusa e non viene fatto passare nessuno, perché questo diventa tutto un fango dove è impossibile guidare, impossibile far passare le macchine, soprattutto se non sono 4x4. Oggi non sembra per niente che vada a piovere. Il vento sta arrivando adesso da ovest, laterale, proprio tremendo. Vediamo dove arriverò. Questo è tutto quello che c'è intorno a me. Speriamo di trovare qualche estanzia, nient'altro che una casa, magari anche un po' fuori da questo punto, da questa stradina, strada, ruta 40, per poter dormire, perché potete immaginare che far 70 km così dopo aver fatto, wow, dopo aver fatto più di 60 km controvento, asfalto, però controvento, e la maggior parte in salita, non è facile. Vediamo dove si va. Pazzesco, pazzesco. Si tira avanti, bello, ma mamma mia, è devastante. È stata più o meno un'ora da quando ho iniziato a pedalare sullo sterrato. Non vi nascondo che sono passate delle vetture, veniva quasi voglia di chiedere se mi potevano portare per 70 km fuori da questa situazione. Però si tira avanti. Adesso sto facendo questo video per farvi vedere appunto che il paesaggio non è poi più così schifoso, ma schifoso forse è troppo esagerare, però così monotono. Guardate che bei colori. C'è un motociclista che si è fermato, mamma mia, andando di quale botte al sedere. Guardate che bellezza, guardate i colori, bello 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 bello. Invece è intracciato il motociclista lì. Adesso è tutta discesa. Ragazzi, io continuo il video dopo perché cambio sulla sinistra, se no si spacca su tutta la bicicletta. Dopo 8 ore di bici, in teoria dovrei essere arrivato, o meglio, dovevo essere arrivato all'allocamento La Siberia. Il problema è che tutto quello che c'è là è chiuso, la staccionata chiusa con il lucchetto, non c'è niente di niente. Era l'unica speranza che avevo
per smezzare questa tappa senza dormire magari all'aperto, magari che ne so, sotto tipo quel ponte lì sarebbe una soluzione, perché il vento arrivando o da questo lato o da questo lato mi proteggerebbe, come posso dire, sarei protetto diciamo dalle cunette. Mancano 71 chilometri, sono belli in alto, fatto giusto per restare in tema tutta quella parte là in salita, praticamente da vicino al lago lo vedevo abbastanza vicino, tutta salita. È una situazione strana, vorrei continuare perché la luce del sole me lo permette, vorrei provare ad arrivare a Tres Lagos, però non sono di ferro, cioè non sono professionista, allora adesso valuto un attimo perché la situazione è un po' brutta quest'oggi. Ragazzi, ora attento, io provo i 170 qualcosa chilometri dalla tappa di oggi. Sono matto. Vai. Sono arrivato dove inizia l'asfalto e finisce questo schifo. Mi avevano detto stavano migliorando la strada, stavano lavorando giorno per giorno, non ho visto una persona che stava lavorando neanche a spostare un sasso, neanche un mezzo di lavoro per questo schifo. Ci ho messo non ho idea di quante ore per fare tutta sta schifezza, non ce la faccio più. Mi mancano ancora 30 km, sono le 8 e mezza. Caspita, arrivo. Ragazzi, so che non si vedrà nulla, solo lucine, un po' di tramonto, ma manca un quarto alle 11. Sono arrivato. Ci vediamo al camping. Sono